Questo programma è presentato da... Per gareggiare, allacciati il casco, ma usa il cervello. Tesserati con Axi Settore Ciclismo. Bene, che mi dia man forte in questa puntata l'avvocato Emiliano Borgna, benvenuto, responsabile nazionale ciclismo Axi. Buonasera, benvenuto, buonasera. Mi raccomando, a voi, facciamoci da spalla in questa puntata, sennò sarà dura. Voglio capire insieme ad Emiliano Borgna, in questo caso, la scelta di dedicare una puntata tutta al femminile. Beh, sicuramente dovevamo cambiare un pochino target e quindi per anni l'attività amatoriale è stata attività prettamente maschile e in alcune regioni d'Italia per i nostri comitati era attività che per la maggior parte si svolgeva proprio nelle gare a circuito di cui parlava Silvia. Ora, soprattutto alle manifestazioni granfondistiche, vediamo finalmente una buona componente femminile e quindi noi come ente di promozione vogliamo valorizzare il movimento nella sua globalità. Quindi non solo agonismo ma anche cicloturismo e quindi ben venga il ciclismo femminile. Finalmente la componente femminile comincia ad essere importante nelle manifestazioni. Noi speriamo che cresca con gli anni e insieme alla componente femminile vengano aggregate nelle manifestazioni anche tutta un'altra serie di persone che possono far parte di quella che per noi deve essere una festa dello sport, non l'evento agonistico vero e proprio. Dato che l'argomento di chiusura era legato alla parte meccanica della bicicletta per quanto riguarda la prima parte, ho chiesto con tutte le donne che ci vanno com'è il loro rapporto. Emiliano? Io ero riuscito a schivarmela. Invece no. Tu come ti comporti? La sistemi o te la fai sistemare? Beh, direi che finché si tratta di caricare la bici in macchina o di riparare in caso di foratura me la cavo. Altrimenti anch'io ho il negoziante di fiducia. Da uomini, come ci vedete? Dal punto di vista ciclistico. Io delego l'avvocato in quanto rappresentante della legge. A me fa piacere vedere il movimento femminile che cresce nelle Gran Fondo. Questo perché, come dicevo prima, per anni è stato un movimento prettamente maschile. E quindi, siccome qui parliamo di sport amatoriale, tutti devono divertirsi, non capisco perché era solo l'uomo che lo praticava e non la donna. Anche se sicuramente è uno sport di estrema fatica e quindi magari anche per componente fisica l'uomo poteva essere visto come soggetto più idoneo a praticarlo. Quindi mi fa piacere che ci sia questo aumento dell'interesse. Quello che sarebbe bello è vedere delle manifestazioni riservate a una partenza dedicata solamente per le ragazze. Perché come diceva Chiara, sicuramente il ruolo del gregario uomo è determinante in una Gran Fondo. Sarebbe bello vedere delle manifestazioni in cui partono tutte le ragazze insieme, perché forse si potrebbe vedere proprio sulla carta il valore reale e quindi non la differenza tra quelle che possono gareggiare con i gregari e quelle che invece non li hanno. Parlando di territorialità, quindi sulle varie città, le varie regioni, avvocato, il polso della situazione dice che? Beh, noi, come abbiamo detto altre volte, siamo organizzati in comitati provinciali, quindi in quasi tutte le regioni d'Italia abbiamo i comitati che fanno da supporto alla SD, che organizzano le gare, quindi ci sono comitati dove veramente organizziamo decine e decine di manifestazioni, come ad esempio il Veneto, come la Lombardia, tutte le domeniche. Altri in cui siamo un po' meno radicati, però soprattutto per chi fa le gare a circuito si corre tutte le domeniche senza spostarsi tanto da casa. E questo in tempi di crisi come sono questi è sicuramente un valore in più per i praticanti. Perché ha un appeal, può essere portatore di un appeal maggiore. Certo.